Ciao pescatori, bentornati sul nostro canale Match Monkey Fishing. Io sono Gianluca e con questo video iniziamo una nuova serie di video dedicata alla presentazione di pastoratori che noi utilizziamo principalmente durante le competizioni. Oggi vi voglio parlare di un pastoratore veramente eccezionale per tantissimi tipi di pesche. Sto parlando del Black Cap Kamazan. Il Black Cap Kamazan è un pastoratore veramente valido in tantissimi ambienti, a partire dalle fisheries, quindi laghi commerciali, per arrivare a canali o grandi laghi con acque ferme, fino ad arrivare anche ai fiumi. I pastoratori li troviamo in tantissime misure, dalla small alla medium alla large. Per ogni differente misura troviamo differenti grammature. La misura small e la misura media vengono fatte in grammature di 10, 20, 30 e 40 grammi, mentre per la misura large, che è quella che ho in mano in questo momento, vengono fatte solamente 3 grammature, ovvero 30, 40 e 50 grammi. Il nostro pasturatore in questione, un Kamazan Large Black Cap, è composto da un corpo principale in plastica, anch'esso traforato, che permette la fuoriuscita delle esche che noi andiamo a posizionare all'interno, ed è composto al di sopra da un cappuccio di colore nero, anch'esso traforato per permettere l'uscita delle esche. Il collegamento tra il pasturatore e il suo cappuccio è effettuato tramite un piccolo elastico di colore rosso che ci permette di aprire e chiudere facilmente il nostro pasturatore. Il piombo è posizionato nella parte inferiore del pasturatore, quindi la parte che andrà a posizionarsi sul fondo. All'interno di questi pasturatori noi possiamo inserire tantissimi tipi di esche, a partire dall'esca più classica, quella che viene utilizzata di più durante qualsiasi tipo di pesca e anche durante le competizioni, ovvero il begatino. Il begatino noi lo andiamo ad inserire all'interno, vivo o anche incollato, o addirittura con un tappo di pastura. Infatti possiamo inserire all'interno del nostro pasturatore i begatini, andare ad inserire un tappo di pastura per ritardare l'uscita dei nostri begatini dal nostro pasturatore. Al suo interno possiamo anche inserire tantissimi tipi di pellettati, ad esempio nella pesca al barbo o nella pesca in carpodromo troviamo delle pasture che al loro interno hanno del pellettato, per cui lo andiamo a utilizzare spesso. Possiamo inoltre andare ad inserire delle esche naturali, quale canapa, maestritato e altri tantissimi tipi di esche. Possiamo dire che oltre ad essere dei pasturatori magnifici, hanno anche dei piccoli difetti. Uno dei difetti è il prezzo al pubblico. Infatti questi pasturatori hanno un prezzo al dettaglio che si aggira tra i 3 euro e i 3,50 euro. Quindi per un pescatore che non deve affrontare delle gare o delle competizioni e rischia di andare ad affrontare delle pescate dove può perdere anche 5, 6, 7 pasturatori durante un'intera pescata, direi che non è proprio conveniente acquistare questo tipo di pasturatori. In tal caso conviene andare su dei pasturatori che hanno un prezzo minore di altre marche, di altri produttori. Però se dovete affrontare delle competizioni e avere in mano un pasturatore che è veramente degno di far parte di una gara, questo è sicuramente il pasturatore adatto. Per la presentazione di questa serie di pasturatori è tutto. Io vi rimando a un prossimo video. Vi ricordo che se questo video vi è piaciuto, condividetelo, commentatelo, mettete mi piace e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!